Ricordare che una cosa precisa a Gomez gliela devo dire, a lui e a tutto il resto della stampa italiana. Come mai non avete scritto che le indagini su Charlie Hebdo sono state bloccate da una decisione del ministro degli interni francese che ha invocato il segreto militare? Perché non avete scritto questa cosa? Le indagini su Charlie Hebdo non sono andate avanti perché i servizi segreti francesi sono implicati in quell'attentato. Questo è a disposizione di chi vuole. Ammetto la mia ignoranza. Come direttore del fattoquotidiano.it, nessuno dei miei collaboratori mi ha segnalato questa notizia. Se questa notizia è vera, non avrò nessuna difficoltà a scriverla. Fare dietrologia... Chiedere perché è insinuare che tu hai di fronte a te un giornalista venduto e tu sai che non è così e quindi le domande non si pongono in questa maniera, se non altro per educazione. Io non sto dicendo... Allora, sia chiaro. Mi associo, cioè lezioni... lezioni del giornalismo da un collega che è stato per decenni portavoce di uno dei peggiori e più sanguinari regimi mai apparsi nel Novecento, che è il regime comunista di Mosca, lezioni di indipendenza da te non ne prendiamo. No? Perché tra i servizi segreti che hai citato, allora, ti sei dimenticato anche il KGB. Intanto, ti sei dimenticato che tu frequentavi bene il KGB. Intanto, tu caro Saluzzi, tu il KGB l'hai frequentato a lungo. Quindi. Gli anni in cui i capi del KGB mandavano la gente nei gulag. Una frase del genere. Sì. Beh, Saluzzi, ma un giornalista ha frequentazioni con i servizi segreti. Tutto quello che stai dicendo, io adesso io ti farò causa per ma quello sì, che hai ma detto. Ma tu rispondi perché facendo tu causa. Hai trasferito la discussione perché non sai dibattere. In un attacco personale contro di me. Rispondi facendo tu io puoi insultare. Ti farò causa per quello che hai detto. Tu puoi insultare. Ma sei proprio un comunista, cara. Tu puoi insultare e gli altri no. Non venire in televisione e insultare la Secondo gente. Secondo me, Giulietto, però, ma posso scusa, dirti una cosa? Mai. Giulietto, scusa, tu sai che... Tu sai che a me piace molto ascoltare... Scusa, sì, no, vorrei Giulietto, replicare. Sai una cosa che secondo me è sbagliata? Cioè, Peter Gomez ti ha detto, caro Giulietto, io prendo... per buoni i tuoi spunti di riflessione, però non dirmi che se io taccio è perché sono connivente con qualcuno. Ecco, forse su questo, secondo me, il piede ti è andato sulla frizione. Ecco. Dai, incidente chiuso, forse Giulietto. Scusa di state, dove mai? Io non ho insultato nessuno, io ho fatto una constatazione. Non ho insultato nessuno. Questo che dice il signor Sallusti è intanto tutto completamente falso. No, tutto completamente falso, perché io non ho toccato minimamente nessuno dei presenti. Non ho insultato nessuno e mi guardo bene dall'insultare anche lui. Sto dicendo semplicemente che lui ha insultato me, dicendo che io sono portavoce di un regime. Lui non ha letto mai niente di ciò che io ho scritto durante la mia carriera. Lui non sa nulla. Abbiamo letto le tue cronache entusiaste dell'Unione Sovietica. Lasciami parlare, stronzo, lasciami parlare. Però posso dire una cosa? Però posso dire.